Qual è la situazione dell'AMT? Cosa avete in programma? Allora, la situazione dell'MT è una situazione abbastanza grave e noi abbiamo messo in programma per il giorno 21, giovedì prossimo, uno sciopero che va dalle 12 alle 16, dell'astensione del personale viaggiante, con un conseguente sit-in che si terrà dalle 11 alle 13 davanti alla rimessa storica di via Plebiscito dell'MT. Noi stiamo denunciando tutta una serie di problematiche ormai già risapute per quanto riguarda la questione della difficoltà economica in cui versa l'AMT, dovuta alla mancata erogazione da parte di alcuni contributi da parte della Regione e del Comune di Catania inerente a tutto l'anno 2015. Contemporaneamente stiamo andando a denunciare la questione che la nostra azienda, vedendosi costretta da questa incertezza economica, ha applicato il contratto nazionale rinnovato a novembre del 2015, dove a nostro dire il nostro direttore generale lo sta applicando in una maniera un po' sbagliata, soprattutto per quanto riguarda la flessibilità dei turni di lavoro del personale viaggiante, perché a nostro dire ovviamente non ha adeguato i turni in base alla flessibilità prevista dal nostro rinnovo del contratto. Poi, non ultimo, c'è anche la questione dei mezzi che purtroppo sono molto obsoleti, dovuti anche alla questione dell'anzianità degli stessi e anche alla mancanza dei ricambi per poterli un attimo magari sistemare. Non solo, fino a qualche mese fa si parlava anche di un chilometraggio impreciso. Sì, ma tutt'oggi ancora non c'è nulla di preciso. Lei immagini che ancora ad oggi, che siamo aprile del 2016, ci vediamo il contratto di servizio non rinnovato e scaduto entro il 31 dicembre del 2015. Poi c'è stata anche la questione che doveva esserci l'accorpamento delle società partecipate del comune, nonché si era in previsione la fusione con la Sostare, anche quella apprendiamo dai giornali che la scorsa settimana anche questa è fallita. Noi oggi siamo qua per chiedere all'azienda e al comune in qualità di socio unico che futuro ha la nostra azienda, che futuro hanno i lavoratori, che certezze ci sono e che prospettive si hanno. Quanti sono attualmente i lavoratori impiegati all'AMT? Siamo circa 800 unità tra personale viaggiante, officine e amministrativi. E quanti mezzi a disposizione? Allora, l'azienda dovrebbe mettere in circolazione circa 135 mezzi, ma purtroppo causa questa difficoltà economica e carenza dei pezzi di ricambio, si hanno in circolazione una media di 90 autobus al giorno, dunque con la conseguenza di un disservizio anche per la città.